Ringrazio Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e in particolare Gesù Eucaristia, che è veramente presente sempre, da prima che il mondo fosse, e qui in modo particolare in questo momento, in questo posto meraviglioso che ci richiama proprio alla natura del Padre. E vi leggo un documento fondamentale che Padre Angelo ha scritto per il in preparazione al meeting del 2009, e forse prima di leggerlo vi racconto com'è nato, perché credo che questo ci aiuta. Padre Angelo ha fatto una riunione con noi, penso insomma che c'eravamo senz'altro Antonella, io, Daniela, Marco sicuramente, poi non mi ricordo bene chi altro, e ha praticamente espresso queste cose che adesso insomma, vabbè, voi già le conoscete, però ora lo rileggeremo in questo posto che ci aiuta a stare con Dio davanti a Gesù Eucaristia, e credo che ancora di più percepiremo che immensità che c'è. Dopo che ha espresso queste cose ci ha detto: beh, scrivete alcuni punti. Sì, ma chi gli sta traducendo a lui? Tu. Dopo che l'ha espressa ci ha detto: scrivete alcuni punti. Chiaramente voleva dire: mettete giù i punti di quello che ho espresso, no? Noi abbiamo fatto una riunione, credo di 4 ore, tutta la mattina, esprimendo a nostra volta che cosa pensavamo noi per il meeting, e abbiamo fatto un documento nostro sul meeting, con i punti per noi più importanti sul meeting, e poi l'abbiamo data a Padre Angelo. Padre Angelo chiaramente è rimasto malissimo del fatto che non avevamo assolutamente colto lo spirito, e subito, immediatamente, nonostante questa ricchezza, eravamo andati sul nostro io e su quello che pensavamo noi. Poi insomma, siccome ci ha molto richiamati, insomma, io mi sono ricordata della riunione, ho sbobbinato così, gli ho detto: questo era quello che avevi detto, e da lì poi è nato questo documento. Allora, credo. Sì. Perché qui di fronte all'Eucaristia, questi sono i fatti veri. Io avevo fatto questo documento, l'ho condiviso con la direzione, ma la direzione non c'era, non una parola di quello che ho detto. Questo può venire anche adesso. Questo è il diavolo. Però ti ringrazio che hai ricordato, perché è vero. Perché anche adesso può venire così. Cioè, abbiamo proprio bisogno dello Spirito, che è lo Spirito del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Quel che è vita, che è lo Spirito che è vita. Ma come non è stato capito il Padre, credo, è Cristo, meno lo Spirito Santo. Anche lì, anche tra di noi, non si capiva niente. Una legge, perché non è niente. Sintesi antropologica, scritturale e scientifica della nuova cultura di Italia solidale, mondo solidale del volontariato per lo sviluppo di vita e missione, scritta da Padre Angelo Bonolli per il 4° meeting intercontinentale a Nago dal 15 al 22 aprile 2009. Siamo ormai nella grande esperienza del meeting. Chiediamo l'aiuto a Dio e alla Madonna per viverlo molto e molto bene. Solo in Dio con noi e noi con Dio
possiamo impostare un'autentica Chiesa ecumenica e missionaria, capace di vedere e risolvere le contraddizioni culturali di vita dell'uomo di oggi. Per questo è necessario arrivare tutti ad avere questa unità, fondata nella volontà di Dio, per arrivare insieme ad una vera carità di Chiesa ecumenica. Preghiamo per tutti i partecipanti che vengono da tutto il mondo, perché il Signore ci consenta di arrivare insieme nella diversità all'unità nella carità necessaria per fare Eucaristia, ossia vera Chiesa, innanzi alla quale le porte degli inferi non prevalgono. Partiamo sempre da Dio, che attraverso la creazione entra e rimane dentro le energie della vita di ogni bambino, per questo creato completamente a sua immagine e somiglianza. Subito però vediamo la realtà storica. Il bambino, per il non rispetto ed amore, viene disturbato, non si mantiene persona con Dio ed entra nella dipendenza dagli uomini, che si mettono al posto di Dio e della persona. Da ciò nascono tutte le sofferenze, peccati e malattie. Cristo, Dio, amore, attraverso la Madonna, nasce e si crocifigge per riportarci all'immagine e somiglianza di Dio iscritto nell'albero della vita. Ma ancora gli uomini respingono Dio e la persona del bambino, vanno sugli uomini e perdono Dio e gli uomini. Vediamo infatti che gli uomini non amati e non rispettati rimangono lontani da Dio, da se stessi e dalla carità verso i fratelli. Così il bambino, pur meraviglioso, viene subito disturbato nella fede, nel carattere, nel sesso, nei nervi, nel corpo e nella mente. È necessario dare una risposta a questa immane sofferenza, storica e personale. È necessario comprendere bene le radici di tanto male, ma non è sufficiente. È necessario anche trovare una completa soluzione a questo male. Ringraziando Dio, il mio sacerdozio è stato di comprensione e di soluzione di tutto ciò e ho impostato una nuova e completa cultura di vita fondata sulla creazione e con redenzione in Cristo, cercando così di portare la fede alla vita e la scienza alla fede. Questa nuova e vera cultura ha origine fondamentalmente dal mio sacerdozio, che ha vissuto 50 anni di incontri con persone e persone, comprendendole e aiutandole, dalla mattina alla sera, per ben 8 ore al giorno. La cultura che propongo deriva dall'esperienza di tutti questi formidabili incontri e oggi raggiunge più di 2 milioni di persone. Questi incontri per 50 anni con le persone sono stati importanti, ma non sarebbero stati sufficienti se il Signore, al di là della mia volontà, non mi avesse anche mandato nelle missioni. L'esperienza missionaria con le grandi organizzazioni laiche basate sul denaro e non sull'amore, ma anche con le organizzazioni ecclesiali che costruiscono opere, ma non sono in grado di formare completamente preti e laici davvero capaci di raggiungere i bambini e le persone sofferenti, mi ha messo di fronte alle tante falsità culturali che si frappongono alle persone e a Dio. E così sempre si rimane impotenti a risolvere tanto male e sofferenza. Allora, da una parte, vedevo che questa cultura, che è l'amore, è completamente presente nel bambino, sigillo e fuoco di Dio. Per questo Gesù è nato bambino. Comprendevo pure, però, che nel mondo gli uomini non hanno né la cultura del bambino né la cultura di Cristo. C'è piuttosto una continua strage degli innocenti, come è successo a Cristo. Quando non c'è questa cultura, che è l'amore, sempre gli uomini colpiscono i bambini, si trincerano sulle leggi e sulla mente, e così, non amati, tendono sempre ad essere lontani da Dio, da se stessi e dalla carità.
Il peggio è che nemmeno se ne accorgono, perché tutto questo è inconscio. La persona invece ha necessità di ritrovare la completezza dell'amore, ma chi l'aiuta? Come può ritrovare la completezza se attraverso i secoli fino ad oggi i teologi non sono stati completi, la psicanalisi non è stata completa, l'educazione alla fede non è stata completa, l'antropologia e tutte le scienze su cui si basano le lauree non sono state complete. Questa è la grazia che il Signore mi ha dato. Trovare per ogni vita, partendo da Dio e dal suo io potenziale inconscio, la sua completezza. Attraverso una grande esperienza come sacerdote e come missionario, incontrando persone e persone con culture religiose e scientifiche diverse, ho compreso il perché di tante falsità di fede. L'incompletezza della sessualità, la riduzione dei matrimoni, la violenza del lavoro. Con tanta esperienza ho potuto invece mostrare l'ordine di sviluppo della vita, con il mio primo libro, 10 punti di sviluppo di vita e missione. Perché né la persona, né le coppie famiglie, né le varie culture potranno mai arrivare nel disordine all'esperienza piena della vita nell'amore di Dio e del prossimo, come natura e la vera Chiesa vuole. Senza però andare fino in fondo ai mali, anche inconsci, e senza una completa risoluzione di essi, anche l'ordine non è sufficiente. Può addirittura ridursi ad un fatto formale. Infatti, il bambino, di per sé grandioso, per la mancanza della cultura sull'inconscio, continua ad essere non amato, e di conseguenza si stacca da Dio e si attacca agli uomini, alla mamma, ai compagni, alla cultura corrente. Senza una vera esperienza d'amore che lo comprenda e lo liberi da tutti i condizionamenti, non può raggiungere la forza del suo carattere, la pulizia e completezza della sua sessualità, la salute permanente dei suoi nervi e del suo corpo e la sapienza della sua mente. Per questo ho scritto il secondo libro, Uscire da ogni inganno, in cui attesto il fondamento di una nuova antropologia, basata sempre sulla grandiosità di Dio, sulla vita della persona, io potenziale, sull'inconscio, che è il 90% delle energie personali e non è l'inconscio di Freud, sul fatto che la vita comunque non si inganna, anche se gli uomini hanno sempre la presunzione di arrivare con il conscio degli illuminismi, razionalismi, capitalismi e relativismi a governare e risolvere le realtà concrete della vita, come la fede, i matrimoni, il lavoro. Incompleti e ridotti, sempre si ingannano e ingannano, soffrono e si passano di generazione in generazione tanti assurdi errori di vita conscia, ma cieca sul 90% che è inconscio. Considerando che la gente, pertanto, continua a stare a male per questa mancanza di cultura inconscia e conscia, noi, d'Italia Solidale Mondo Solidale, che invece abbiamo questa nuova antropologia, dobbiamo essere naturalmente missionari per tutti i sofferenti. Siamo missionari non soltanto perché salviamo i bambini, ma perché facciamo venire fuori le persone da tutti gli inganni degli uomini e del diavolo, che si oppongono a Dio e alla persona, poiché non vogliamo più questi errori culturali e mortiferi nella gente. Dovremmo essere tutti testimoni di ciò che è davvero la vita e di qual è la proposta per uscire da tutti questi inganni. Ho potuto scrivere Uscire da ogni inganno a partire dalla mia esperienza, ma ciò che è contenuto nel libro ha un valore universale, missionario, e nello stesso tempo dà fondamento culturale all'unico valore del Cristo crocifisso e risorto. Cristo è l'unico vero terapeuta, è l'unica vera cultura, come propongo nel Nuovo Potere. Cristo, infatti, è il vero missionario,
il grande indipendente, che non si attacca alla Madonna, non si adatta alla cultura del tempo, ma per questo lo mettono in croce, come fanno anche con noi. Infatti, né noi né Cristo possiamo far sì che la vita non si inganni. È un fatto molto personale, ma è un fatto di cultura che si fa carità, e la carità diventa missione, perché anche gli altri non ingannino la loro vita. In questo senso, il libro Uscire da ogni inganno è missionario. Attraverso il fondamento antropologico contenuto nel libro, si comprende come la morte dei bambini nello spirito e nel corpo sia collegata con l'inganno personale e culturale sulla vita. Allora, per aiutare davvero i bambini, bisogna occuparsi dei genitori. Le famiglie vivono grandi inganni culturali. Non riescono a vivere l'ordine dei 10 punti di sviluppo di vita e missione. Dio, la persona, la coppia, la famiglia, il lavoro, la comunità, la parola di Dio, i sacramenti, la missione nella nostra società, la missione con i fratelli nei paesi in via di sviluppo, la Madonna. Pensiamo a quanto disordine si trova nelle famiglie e in particolare alla violenza che c'è sempre sul lavoro. Proprio per risolvere tutta questa violenza, che è sempre contro i bambini e sempre contro la natura, contro l'albero della vita, sempre contro la forza di Dio, della persona, del carattere, del sesso, dei nervi, del corpo e della mente, ho scritto il libro La famiglia non si inganna. Non sono le organizzazioni che fanno uscire dagli inganni e fanno muovere verso la vita. C'è bisogno di un contenuto vero, di persone complete, con Dio, indipendenti e con vera carità. Quando c'è questo contenuto, Dio che è nella persona e la persona con Dio, che è Chiesa, solo allora la persona è in grado di muoversi e amare. Era necessario scoprire e affermare questa verità, tanto mortificata dalle dipendenze delle organizzazioni. Tutta questa antropologia, poggiata sulla Sacra Scrittura e sulla scienza, è sempre profanata dalla cultura storica di uomini incompleti. L'ho potuto testimoniare più chiaramente nel libro La vita non si inganna. Il libro non si appoggia a nessuna delle culture correnti, come la psicologia o la spiritualità corrente. Tratta di vera antropologia, tratta di come l'uomo è stato creato nella completezza, di come possiamo vedere questa completezza nel bambino nei primi 30 giorni dal concepimento, di come mai ci può essere confusione o riduzione su Dio e sull'amore e sulla natura delle energie dell'albero della vita di ogni persona. Questa antropologia precede la Sacra Scrittura. Infatti, anche nella cultura c'è un ordine. Prima c'è Dio, che è il creatore, e poi c'è il suo amore che crea il bambino indipendente. Questa verità culturale è prima della Sacra Scrittura, così come la persona è prima del padre e della madre. La persona, con la sua necessità di completezza d'amore, è creazione, è parola di Dio dentro di sé, prima ancora che fuori di sé. Invece la cultura religiosa corrente dà la precedenza alla parola fuori della persona, perché da un punto di vista culturale la gente conosce di più la Sacra Scrittura che la verità del bisogno d'amore delle proprie energie personali uniche e ripetibili. La parola di Dio esterna è proprio necessaria innanzi al deserto e falsità delle energie personali. Ma le energie personali sono la base primaria della vita umana. Infatti, la Sacra Scrittura conferma l'antropologia, affermando che Dio crea la persona maschio e femmina, che le persone poi si staccheranno dal padre e dalla madre, e che, perché il fuoco si accenda, è necessaria la divisione. La Sacra Scrittura conferma l'antropologia al di là di tutti i relativismi culturali
ed è un conforto per tutte le persone che stanno male e che non trovano soluzioni. La grande verità che collega antropologia e sacra scrittura è la persona con Dio e Dio con la persona, cioè la Chiesa, che si mantiene in tale costanza di vita o sacramento. Nell'ordine della cultura, dopo l'antropologia e la sacra scrittura, viene la scienza, ed infatti ci sono importanti scoperte scientifiche che confermano la sacra scrittura. Si tratta in particolare del modo d'essere delle cellule germinali, che contengono il totipotente, l'immortale, il sessuale. Poi queste forze sono intimamente collegate ai nervi, che registrano tutto e non cambiano. Se tutte queste forze non hanno ricevuto amore nel tempo e nel modo giusto, soffrono in proporzione e rimangono condizionate. Tutti questi condizionamenti registrati nel passato rimangono sempre nel presente inconscio, perché le cellule nervose tutto registrano e fondamentalmente non cambiano. Tali condizionamenti vanno risolti. Ma senza conoscere le ferite dell'inconscio, che antropologia si può avere? Quando non c'è una vera antropologia, non c'è amore. Come si possono risolvere tanti condizionamenti? Quando non c'è amore, c'è la morte e quindi non c'è la persona. Che cultura spirituale e scientifica si può allora avere? Sia dall'antropologia che dalla sacra scrittura che dalla scienza si evince che ciò che veramente conta sono le persone complete. Il Signore non vuole famiglie, vuole persone mature che formino famiglie. Basti pensare ad Abramo e Gesù. Solo persone staccate dalle famiglie, come Abramo è staccato dal figlio, come Gesù è staccato anche dalla Madonna, possono in Dio vincere tutti i mali. Invece nella nostra cultura siamo abituati che la famiglia o il clan vengono prima della persona. La verità però viene fuori dal valore della creazione, dal valore della persona con Dio e Dio con la persona, dal valore della Chiesa, dal valore del sacramento. Quando ci si allontana da questa dimensione personale, inconscia e conscia, allora sempre tutto l'albero della vita si ammala e permane in mezzo a inconsci e consci condizionamenti. Questa è la realtà che va sempre contro i bambini e i deboli. Quindi, solo se sei persona con Dio, con una sessualità casta che ti permette di avere una famiglia, puoi avere luce sugli uomini e vedere tutti gli inganni della storia. Partendo dalla grande opera di Dio, passando dalla testimonianza dei profeti e arrivando alla storia degli uomini, è incredibile constatare come gli uomini, sempre sugli uomini e sul proprio io, abbiano continuamente rovinato la cultura e la sostanza della propria vita. Questo succede anche oggi. Se per esempio affidiamo la cultura d'Italia solidale e mondo solidale ad una persona anche intelligente ed impegnata, ma non completamente pronta perché sta troppo sul proprio io o sulla falsa cultura degli uomini, questa persona rovinerà sempre tutta la creazione e redenzione di Dio e la dignità delle persone. Per cogliere e partecipare alla grande opera di Dio sono necessarie le forze del carattere e il rispetto e lo scambio del rispetto di tutte le energie dell'albero della vita, altrimenti è tutto falso. La sessualità è deviata. E senza una sessualità casta nell'amore non si può costruire famiglie, né si può pensare ad una scienza, né si può testimoniare una fede. Quando le forze di base non sono in Dio, la testa non funziona. Per questo tutto il mondo è falso, nella fede, nella sessualità,
basate tutte sugli uomini. Per essere scienziato devi avere una base antropologica, d'amore di Dio e di Chiesa ecumenica. Anche per essere teologo devi avere tutto questo. La vita non si inganna, perché è basata sulla forza di Dio e sulla forza dell'anima. Proprio da queste forze viene fuori la novità antropologica, posta su Dio e sulla pienezza delle persone come la Madonna, che è il nuovo sapere e il nuovo potere. Non si può parlare di nuovo sapere e nuovo potere se ancora non sono arrivato alle forze del carattere in Dio. Questo è il motivo per cui questa grande novità antropologica di teologia e di scienza è solo in questa nuova cultura e fino ad ora non c'è mai stata, perché non si comprendeva la grande realtà delle energie dell'inconscio. Se non si ha la completezza della vita, come nel bambino, non si può arrivare a Cristo. Il nuovo potere è il valore di Cristo, è la croce di Cristo, la completezza della vita nella resurrezione. Solo con il nuovo sapere, però, puoi arrivare al nuovo potere, con la tua croce nella croce di Cristo ed essere così missionario. Io ringrazio Dio, perché come scienziato e come antropologo ho potuto avere per 50 anni una grande esperienza su tutta questa realtà. Ma è necessario che ognuno sia personalmente su tutta la realtà della vita. Per questo dobbiamo mantenere tra di noi unità su questa completa cultura. Voi dovete fare tutto un lavoro per ribadire la sostanza di questa cultura che nasce dalla mia esperienza, non parlando di me, per favore, ma indipendentemente da me, parlando di spirito e verità che proviene da Dio ed è necessaria per ogni persona e ogni cultura. Per questo, nella testimonianza, nella carità, non possiamo mai fermarci sul denaro, sul potere, sulle dipendenze, sul sesso senza amore, su quello che dice l'uno o l'altro sulle cose disordinate. Non possiamo andare dietro gli uomini. Non possiamo andare dietro a quelli che non vogliono stare sulla natura, su Dio e su questa cultura. Ci vuole coraggio, completezza. Non possiamo più fare dei buchi nell'acqua. Questo si impone, anche se non è detto che gli altri lo capiscano, perché per il 90% le energie della vita sono inconsce ed oggi, specie tra le culture cosiddette civili, non si valutano le forze inconsce, la correlazione tra di loro e il modo di risolvere i loro condizionamenti provenienti dal non amore. Dobbiamo essere e far essere per essere persone con Dio per la carità. Dobbiamo vedere tutto l'insieme e tutti i particolari. È necessario che ci siano persone mature per ogni responsabilità. Bisogna essere molto svelti, dare sempre completamente una vera mano. Dobbiamo fare chiesa. Dobbiamo vedere tutto, tutto l'insieme, i particolari, tutti i movimenti, tutti i contenuti. È necessaria una grande preparazione nostra. Dobbiamo molto lavorare con i volontari donatori e con i missionari per la Chiesa. Dobbiamo far risaltare il valore enorme dell'inconscio, dell'io potenziale. E come queste forze vengono fuori solo attraverso l'amore. Dobbiamo far risaltare qual è la grande missione nostra e come tutti coloro che non sono completi non possono essere missionari. Tutto questo deve essere impostato a livello mondiale, come ho fatto io nel mio sacerdozio, in cui non mi sono fermato in riduzioni. Questo fatto non deve essere solo mio, deve essere un fatto continuo e di tutti,
perché ci sia questa luce, questo sacramento, questa carità. Solo così possiamo trovare l'unità nel meeting, il grande valore missionario della Chiesa innanzi alla quale le porte degli inferi non prevalgono. Quello che abbiamo qui è una cosa vera, molto superiore a noi. Che cosa vuol dire? Che il Signore è presente anche oggi e che tutta la gente aspetta la completezza di questa cultura. Padre Angelo Benolli. Io voglio veramente ringraziare Dio. I would like really to thank the Lord per che è qui presente con noi. Which is present here among us. Dentro di noi. And e intorno in a noi. And around us. Per tutta questa immensità che abbiamo ricevuto anche oggi. For all this huge gift that we received even today. E lo prego veramente che possiamo partecipare. And I really pray that we can participate. Come diceva Caterina prima, anche Padre Angelo, quando Padre Angelo ha detto ha passato tutto questo la prima volta, non l'abbiamo colto. Like Caterina was remembering when Father Angelo expressed all this for the first time, we didn't grasp it. Un po' come è successo a Filippo oggi nel Vangelo con Gesù. A bit like Philip with Jesus in the Gospel of today. Però è tutto vero. But it's all true. Ed è questa base antropologica che poi ci permette veramente di poter fare ordine, silenzio e preghiera. It's this anthropological basis that allows us to do order, silence and prayer. E di vivere veramente il nuovo sapere e il nuovo potere. And to truly experience new understanding and new power. Questa antropologia che viene da Dio attraverso lo Spirito Santo e la partecipazione piena di Padre Angelo. This anthropology who come from God and the Holy Spirit through the complete participation of Father Angelo. E aggiungo anche dalla meraviglia della creazione intorno. And even from through the wonderful creation around that we have around us. E che oggi è necessaria per tanta gente. And that today is necessary for a lot of people. Oggi ho la grazia pure di festeggiare il mio compleanno qui. Today I have even the grace to celebrate my birthday here. E mi sento veramente contento di poterlo festeggiare davanti al Santissimo e con tutto questo. And I'm truly happy to celebrate it in front of the Holy Sacrament and in all this huge reality. Perché? Because. Non lo so, penso veramente che anche io senza tutta questa antropologia non lo so se oggi avrei festeggiato 32 anni. I am not sure that without all this anthropology today I could celebrate 32 years. Invece lo ringrazio perché sono qui e li festeggio e lo festeggio anche particolarmente contento quest'anno. But I thank him because I am here. And I celebrate it, and I'm celebrating it even particularly happy this year. E mi colpisce molto anche in questi giorni, almeno un paio di volte Gesù nel Vangelo dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. I'm really touched from the word of Jesus in the Gospel of these days when say
it's not you that choose me, but it's me that I choose you. E penso che ognuno di noi è stato scelto. I think that each one of us has been chosen. Indipendentemente dagli schemi mentali che ci siamo fatti, come magari pagani o giudei della scrittura di oggi. Independently from our mental schemes like pagans or Jewish of today reading. Quindi so, io per tanto tempo non mi sono scelto, invece Dio mi ha scelto. For a lot of time in my life I never chose myself, but God chose myself. Quindi prego veramente che io e noi possiamo partecipare fino in fondo a tutta questa immensità. But I truly pray that we may participate until the end to all this huge reality. Per poter veramente soffiare insieme al vento dello spirito e arrivare al mondo che aspetta questa antropologia. In order to be able to blow together with the wind of the spirit in all the world that is waiting this fullness of anthropology. E come finisce Padre Angelo, quello che abbiamo qui è una cosa vera. And going with the words of Father Angelo, what we have here is something true. Molto superiore a noi. Bigger than us. Che cosa vuol dire? What does it mean? Che il Signore è presente anche oggi e che tutta la gente aspetta la completezza di questa cultura. The Lord is present even today and all the people are waiting the completeness of this anthropology. Quindi la gente aspetta, noi abbiamo questa grazia immensa. People are waiting, we have this huge grace. Qui stiamo vivendo un'esperienza nuova che ci porterà poi a venire qui con i dodici. Here we are living a new experience that will call us to come here again with the 12 people our territories. Tra 20 giorni molti di noi saranno in Africa o in Sud America. In 20 days a lot of us will be in South America, Africa. Quindi prego veramente che possiamo essere vivi, veri, pieni in Dio, nel Figlio e nello Spirito Santo e testimoniare tutta questa immensità come merita. I really pray that we may be alive in the Holy Spirit, in God, and witness all this hugeness the way it deserves. Con umiltà e semplicità. With humility and simplicity. Per questo prego. For this I pray. Secoli, dei secoli. Amen. Anch'io vorrei dire qualcosa brevemente e fare una preghiera. Even me, I would like to say briefly something, doing, saying a prayer. Prendo spunto da una frase che Padre Steven ha detto molto velocemente in un incontro che ha fatto insieme a me con i donatori del mio bacino. Starting from something that Father Steven said in one meeting with the donor of my basin, which he said very briefly. Ma a me, per me è stata invece qualcosa che mi ha molto toccato. But touched me very much. E lui diceva ai donatori, attraverso questa cultura ho capito perché le persone cercano Dio. He was saying to the donor, through this culture I understood really why the persons are searching for God. E io mi aspettavo che dicesse perché l'hanno sperimentato nel bambino intrauterino, perché hanno un io potenziale. I was expecting that Father Steven could say because they have the potential self, because they experienced it when they were in the womb of the mother in the first 30 days. E invece lui ha detto perché non l'hanno ancora trovato. But he said, it is because they yet didn't found God. Per me questa sintesi antropologica. For me this anthropological synthesis. È Padre Angelo che ci dice, guardate che non l'avete ancora trovato. It's Father Angelo which say us, look that you yet you didn't found it. Non l'ha trovato la teologia, non l'ha trovata la scienza, non l'ha trovato la fede.
Non l'hai trovato neanche tu personalmente. Anthropology, science, faith, and even you personally, you still didn't found God. E questo lo sento molto vero. And I'm feeling it very true. Anche per chi magari come me ci ha messo tutto l'impegno per trovarlo. Even for those who, like me, committed themselves for all their life in order to find him. E ringrazio veramente Dio di questa possibilità che abbiamo qua. Truly, truly, I thank the Lord for this huge possibility that we have here. Che ci aiuta a vivere un ordine. Which is helping us to live an order. Che non è solo l'ordine delle stanze o della pulizia o del silenzio. Which is not only the one of the silence of the rooms and the practical things. Ma è l'ordine che lui è al primo posto. But it's the order that he, God, is in the first place of our life. Che tutto viene da lui. That all come from him. Che è lui che scaccia i diavoli. That he chased the devil. Che il problema è che noi non siamo con lui. That the problem is that we are not with him. E questa cultura ci dà tutta la luce di perché non siamo con lui. This culture is giving us all the light of the reason why we are not with him. Ma è necessario che arriviamo all'esperienza di essere proprio lui con noi e noi con lui. But it's necessary to reach the complete experience to be us with him and him with us. E tutto quello che ci sta succedendo di fronte a Gesù Eucaristia. And all what we are experiencing in front of Jesus Eucharist. Questi diavoli che stanno schizzando da tutte le parti. These devils that are coming out from all sides. È proprio segno che ancora non ci siamo con lui. It is a sign that yet we are not with him. Oggi nell'ufficio delle letture c'è la morte della bestia. Today in the readings there is the death of the beast. La morte di Babilonia. The death of Babylon. Dopo che ha ingoiato i re, i regni. After that Babylon ate all the kingdoms and kings. Che ha fregato tutti. That, ha ingannato tutti durante tutta la storia. He deceived all during all history. E nella lettura c'è scritto che però Dio la fa fuori in un'ora. In the reading it is written God in one hour chased her away. Ecco, io ringrazio anche tanto Dio di essere in un posto così. I really thank the Lord to be in a place like this. Anche questo semplice fatto che utilizziamo l'acqua piovana. Even this simple fact that we are using the water coming from the rain. Che abbiamo i pannelli solari, no? We have the solar energy. Non siamo neanche connessi con il sistema idrico cittadino. We are not even connected with the public water of the town. Abbiamo veramente un'occasione grande di ritornare alla natura. Truly we have a huge occasion to come back to our nature. È proprio la natura del bambino con Dio. Nature of the child with God. Che è proprio la base di questa antropologia. Which is the base of this anthropology. Però io sto anche sperimentando, penso di essere anche abbastanza in buona compagnia, che non è così semplice. But I'm experiencing, and I don't think I'm the only one, that it's not so simple to experience this. E quindi la mia preghiera è proprio questa. So my prayer is, abbiamo ricevuto tanto. We received a lot. C'è una misericordia di Dio enorme. There is a huge mercy of God. E questa misericordia proprio passa attraverso l'esperienza di Padre Angelo. This mercy is coming to us through the experience of Father Angelo. Che perché questa natura l'ha tutelata that, e l'ha mantenuta. That maintained this nature, questo sacramento con Dio, this sacrament with God, vede proprio
come tutto fuori, come tutto fuori, for tutto this falso. Reason, precisely for this reason, he is seeing how it's all false, all out of this sacrament. Ecco, prego che anche noi possiamo tornare a questa natura. I pray that all of us we may come back to this nature. Liberati da tutto ciò che non è vero. Free from all what is not true. E ringrazio Dio perché Lui lo vuole. And I thank the Lord because He wants it. Ed è per questo che lo Spirito ha agito attraverso Padre Angelo. And it is for this that the Spirit act through Father Angelo. In questo tempo. In this time. In questo modo. In this way. E lo vuole anche attraverso di noi. And God wants it even through us. Perché non è un caso che siamo qui noi. It's not by chance that we are here, us. Ognuno di noi con storie diverse. Each one of us with different stories. Ognuno di noi con una necessità di liberazione diversa. Each one of us with need of freedom which is different. Che si può poi trasformare in una forte testimonianza. That can really be transformed in a very strong witness. Quindi prego che il Signore ci permetta di arrivare a quell'esperienza che Lui ha nel cuore per ognuno di noi da sempre. I pray that the Lord may help us to reach that experience that He has in His heart for us, for each one of us, from the beginning of the life. E che possiamo non sprecare, non fare quello che abbiamo fatto noi quando Padre Angelo ha espresso questa sintesi. And that we may not waste what Father Angelo is expressing, like we did in 2009 when he expressed for the first time this synthesis. Per noi stessi, per Dio e per gli altri. For all of us, for God and for the others. Voglio fare questo augurio in particolare a Davide. And I wish all this in particular to buona Davide. Di essere proprio bambino coi fiori. To be child with the flowers. E che questi fiori siano proprio il tuo collegamento con Dio. And that this flower may be really your connection with God. Che è un collegamento di natura. Which is a natural connection. E che però è una natura che poi diventa pure missione, but naturale. It's a nature that become naturally mission. E ti auguro tutta la completezza della natura in Dio. I wish all the fullness of the nature in God. Con tutta la fecondità che Dio ha pensato per te da sempre. With all the profondità. Fertility. Fecondità. To go really deep, to go really no, deep. No, ma ho detto fecondità. Ah, fecondità. Sì. With all the fecondity that God really talked for you always. E per questo prego Maria. For this I pray the Virgin Mary. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Mi rivolgo a te, Gesù. I speak to you, Jesus. Che sei qui presente. Present among us here. Anche fisicamente nell'Eucaristia. Even physically in the Eucharist. Sono troppo abituato ad ignorarti. I am
too used to ignore you. A parlare, a capire, a spiegare. To speak, to understand, to explain. Oggi sei una spina nel mio, credo, nel nostro fianco. Today you are a thorn on our side. La tentazione è fortissima. Temptation is so strong. Di parlare, collegare cose vere che ho vissuto anche in collegamento con questo meraviglioso tuo documento. To speak, to connect even true and good things that I lived with this huge document. Ma documento che mi ha sempre molto molto colpito. Document that has always touched me so strongly. Sia per la sua origine che è stata qui ricordata. Both for his origin that has been remembered here. Ma per la chiarezza che mi ha permesso di avere anche di passare a tante persone. But for the clearness that allow me to have and to pass to a lot of people. Ma oggi, come tu dici in questo documento, tutto questo è niente. But today, as you say, in this document, all this is nothing. Se io non riparto davvero dal padre. If I don't start truly from the father. E non colgo come è successo a padre Angelo. And I don't grasp like it happened to father Angelo. Nella sua vita. In his life. E nella vita di tutte le migliaia e migliaia e migliaia di persone che ho incontrato. And in the life of the thousand and thousand and thousand of persons. Il tuo amore that he met, e la tua azione. With your love and your action. Ho le viscere in subbuglio come my unconscious is full of movement. Come quando credo di essermi convertito o credevo, non lo so. Like when I think I was converted or I don't know. Ho ricevuto come migliaia di persone, come credo tutti qui presenti, tantissimo dalla tua luce attraverso proprio lo Spirito Santo. I've received a lot, like I think all the people present here from your light, through the Holy Spirit. Credo di aver onestamente cercato di servirti in un modo nuovo, anche come mi ponevi davanti. I think, I believe, I've searched always to serve you with honesty, in a new way, like you were putting behind me, in front of me. E ti ringrazio perché so quante trasformazioni sono avvenute in me e sono avvenute nelle persone attorno a me, oggi nel mondo, credo tutti presenti. I thank you because I know how many transformations has happened in myself and in all the people in the world. Se penso a quello che scrivi nel punto 18, soltanto questa è una rivoluzione. If I only think to point number 18, only this is a huge revolution. Una rivoluzione completa, a partire dalla parola che tu hai scritto dentro ognuno di noi, non quella esterna. A complete revolution, starting from the word that you wrote inside us. E tutto quello che questo vuol dire in questo che chiami nuovo sapere. And all what this mean that you call new understanding. In questa tua visione dell'uomo che è antropologia. In your vision of the human being, this anthropology. Eppure oggi mi sento, più che mi sento, constato il mio tradimento. But today in front of me there is my betrayal. Ti ho visto entrare nella mia vita, nel tuo amore, e attraverso questa antropologia trasformarla, aiutarmi anche a passarlo agli altri. I saw you in my life through this anthropology transforming me and my life and even through this helping the others. Ti ringrazio che
oggi mi fai sentire così perché sento proprio il tuo amore, che non vuoi che nessuno si fermi ai passaggi, ma vuoi che andiamo fino in fondo. And thank you, because today I'm feeling like this, because I'm feeling your love, I'm feeling that you don't want that we stop to our passages, you want that we go until the end. Stai richiamando ognuno di noi a tornare all'origine davvero. You are calling each one of us to come back to the nature, to come back to the origin. E quindi valutare questa antropologia. And so, at that, when we come back to the nature, give value to this anthropology. Troppo spesso mi succede, credo, quello che è scritto nel punto 22. Too often it happened to me what is written in point number 22. Posso capire, vedere, anche fare tante cose collaborando con te. I can understand, I can do, I can say a lot of things collaborating with you. Anche la tua azione, l'azione dello Spirito Santo che ci dona oggi questa luce unica. Even your action that is donating us this unique light. Se viene accolta da chi, come magari succede ancora a me ogni tanto, non ha, cioè, lascia spazio al vecchio. If is welcomed from people, like maybe it happened even to me, il vecchio that può essere, is a living place for the old. Il vecchio può essere una presunzione, una debolezza sessuale, una all that can be represented from presumptuousness, from weak sexual weakness. Tutte cose che mi distaccano da te, ci distaccano da te. Things that are detaching myself, that are detaching ourselves from se you. Succede questo, profano e profaniamo e i frutti non sono duraturi. If this happen, we don't respect all this and fruit will not last. Mi viene da dire siamo cembali che tintinnano, perché non può esserci carità, come dice San Paolo. We are just people that talk, but cannot be charity, like St. Paul say. Ieri ho constatato come è facile, nonostante, non so, essere come Filippo. I saw how it's easy to be like Philip. San Pietro, Peter. È un momento essere chiesa nel sacramento e due secondi dopo essere Satana. One moment being church in the sacrament and after some second being Satan. Davvero ti ringrazio per la tua presenza scomoda, perché ci richiami a non chiacchierare anche qui. Thank you for your presence really, because you are calling us not to chat, not to talk, only. Aiutato da questo ho proprio notato l'inquinamento che, nonostante la buona volontà, è stato ricordato anche poco fa, sento dentro. Helped from this I really saw the pollution that despite the goodwill I feel inside of me. Lo dico non per parlare di me, lo sento perché tu lo sai, Signore, sento che è comune. I don't want to say it to speak of me, you know, this is common, Lord. Questo silenzio, in questa pulizia, mi sento il traffico, mi sento i semafori, i clacson, lo smog che ritorna dentro. In this silence, in this cleanness, I'm feeling inside of me all the traffic jam or the pollution that is coming back in myself. E sento che se non vedo questo bello nascosto nei miei condizionamenti, anche quando testimonio, cerco di testimoniare questa antropologia, la passo inquinata. And I am seeing that if I don't see it inside of me, even when I will try to speak of this anthropology, I will pass a polluted anthropology. Ho avuto tanti passaggi in cui veramente ho visto, mi sono visto da solo davanti a te. A lot of passages I've been doing where I was alone in front of you. Credo di averti toccato. I think I've touched you. Ieri per la prima volta
yesterday for the first time. Ti ho visto padre. Ti ho visto? Padre. I saw you, father. Non pensavo di avere bisogno di un ulteriore passaggio, però è così. I didn't think to have need of another passage, but it's like this. Quanta umiltà mi e ci chiami ad avere. How much humility you call us to have. Per poter entrare in questo dono unico. To enter in this unique gift. Se non mi spoglio, ci spogliamo di tante cose, non la cogliamo, la profaniamo. If we don't chase away a lot of things, we cannot grasp it, we cannot respect it. Davvero, è stato uno squarcio, nonostante tante positive esperienze con te, so che c'avevo ancora una barriera. Despite a lot of experiences with you, I know there is a wall still in myself. Mi costringi a non collarmi sugli allori, a ogni momento lavorare per pulire quello che non ti appartiene e che non mi appartiene. You force me not to stop and moment by moment clean what don't belong to me, don't belong to you. E quindi ti ringrazio perché sento proprio il tuo amore su questo. Thank you, I'm feeling really your love on this. E ringrazio anche il tuo servo Padre Angelo perché anche lui ha una bella spina nel fianco su questo. And I thank your servant Father Angelo because even him is a thorn on my side for this. Ci richiama con la tua presenza qui a partire dalla base sempre. It's always calling us with your presence here to start from the base always. Anche oggi leggendo il tuo documento dici: non voglio che parlate di Padre Angelo, ma che andate fino in fondo. Even today, reading your document, you say, don't speak of Father Angelo, but go until the end. E Padre Angelo, tuo servo fedele, lo sa molto bene. And Father Angelo, your faithful servant, know it very, very well. Non ci offre molti spunti per attaccarci a lui e alle nostre cose. He don't want that we are attached to him or to our things. Sento che questa è una base per poter partecipare a questi tuoi doni. I think this is a base to be able to participate to your gift. Ero convinto di essere partito dal primo piano, poi arrivare al secondo, al terzo, ma I was convinced that I started from the first floor to reach the second one, to reach the third one, but forse hanno anche al pian terreno. Maybe the first floor, the base, I was missing. Allora ti ringrazio per quello che sta avvenendo qui in me e ti prego per quello che avviene in ognuno di noi. So thank you for what is happening in me, thank you for what is happening in each one of us. Mi stai insegnando un sacco di cose. You are teaching me a lot of things. E prego di ritrovare forse ancora più umiltà, di mantenere quello che trovo. And I pray to recover even more humility and to foster, to maintain what I'm founding. Perché saltello ancora troppo, lo sento. E per quello che ho ricevuto questo è un peccato. Vero. Salto troppo. Because I jump here and there a lot and for what I've received this is a sin really. It's a shame. Devo restituire di più e ti prego di sostenere la mia disponibilità, lo sto mettendo qui davanti a te. I have to refund more and please, my availability is here in front of you, support it. E ti prego perché ciascuno di noi faccia il suo, coerente con la sua natura e con la sua storia, ma con la chiamata che è comune che abbiamo. I pray you that each one of us may participate in it with his nature, but with your call that is unique and unite us. E ti prego proprio perché il dono che riceviamo
è enorme, la gente aspetta. The gift that we are receiving is huge. The people are waiting. I pray you. Ma aspetta testimonianza, non chiacchiere come spesso faccio o spiegazioni. The people is waiting a witness, not chatting like sometimes I do, or explanation. Ti ringrazio. Thank you. E ti prego anche per un bel testimone che abbiamo qui tra noi, che è anche Davide, che oggi festeggia il suo compleanno. And I pray for a beautiful witness that we have among us, which is Davide, that today is celebrating his birthday. Mi è uscito fuori qualcosa che poi condivideremo dopo in un altro contesto. I've got something for you that oggi, in another contest I will express. Il principale oggi è qui presente e merita di essere rispettato fino in fondo. Our mister is today present and really deserve to be respected until the end. Gloria al Padre, gloria al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Anche io vorrei fare una breve preghiera. I want to make a short prayer. Partendo dal ringraziare Marco per, secondo me, un dono di Dio attraverso di lui. Starting thanking Marco for this gift of God coming from him. Ringrazio proprio te, Signore, per questo spirito. Thank you, Lord, for this spirit. Che ho sentito mentre parlava Marco. Which I felt while Marco was speaking. Che giustamente ti mette di fronte le sue mancanze e fa bene. It is true, it put you in front of your difficulties, and it is good. Ma io ti ringrazio per l'enorme spirito che ho sentito. But I thank you for the huge spirit I felt. Frutto di un cammino iniziato quando io ero un bambino. Fruit of a pathway which started when I was a child. Che ha attraversato tempeste. It was through storms. E non ha mai mollato. I never give up. E non lo faccio certamente per Marco. I don't want to do for Marco. Ma lo faccio proprio perché ci aiuti. But because you can help us. A come fa Marco metterti di fronte tutte le nostre mancanze. Because like Marco we can put in front of you all our luck. Ma facendolo mai scordare tutto quello che abbiamo conquistato con te. But never forgetting all we are conquered together with you. Come nel caso di Marco, ma di tutti noi, ha fruttato tantissimi frutti al tuo altare. And like with Marco, even bringing many fruits behind of you. E che è il bicchiere mezzo pieno sostanziale. It is like a glass with half of water inside. Che se ci scordiamo pecchiamo contro lo spirito. And we cannot forget this, otherwise it is a sin against the spirit. E che ci permette di essere testimoni. And this allows to us to be witness. Perché, per esempio, personalmente per me Marco è un grande testimone. For me Marco is a great witness. Giorno per giorno. Day after day. Che mi aiuta nel mio cammino senza dire niente. He helped me in my pathway without speaking, without words. Non solo lui, ieri dicevo di Zoe. Not only him, also Zoe. Ma tutti qui. But each one of you here. Allora, Signore, aiutaci a andare fino in fondo nelle nostre mancanze e non lasciare niente, perché è so, vero, è verissimo. So, Lord, help us to go deep in our luck, without putting aside anything, because it is true. E aiutaci a testimoniare con te. Help us to be witness together with you. La luce che ci siamo conquistati. The light we conquer. E aiutaci anche. Help us also. A vedere quanto spirito c'è qui. To see how much spirit is here. Che sta tirando fuori il meglio di noi. Which is taking the best from us. Aiutaci, Signore, a portarlo un po' a Roma. Help us to bring this in Rome. Questo modo di partecipare. This way to participate. Perché siamo sempre noi. Because we can be ourselves.
siamo sempre noi con gli stessi potenziali, gli stessi reali e la stessa tua presenza. Ourselves with the same potentiality, the same real egos and the same potence. Solo che sarà che sei proprio qui. But you will be here. Sarà Zures con la meraviglia che Serafino ha mantenuto. It will be Zures with the wonderful that Serafino maintained. Ma sento proprio tutto uno spirito che a Roma non è così espresso, così bello come lo sento qui. But here I can feel a spirit which in Rome is not expressed like here. E, quindi aiutaci. So help us. E alla fine vorrei anch'io ringraziare per la vita di Davide. At the end I want to thank you for the life of Davide. E per il dono di averlo conosciuto. For this gift to know him. E aiutalo a essere veramente se stesso. Help him to be really his self. E a mantenere l'immensità che gli hai messo dentro e che gli hai fatto incontrare. And to maintain the immensity you put in him, his meeting. E a non accettare mancanze di rispetto che gli fanno male. And to not accept lack of respect who can affect him. E aiutaci a rispettarlo e a vederlo. Help us to respect him and to see him. A me in prima persona. And first of all, me. Perché tante volte non lo rispettiamo, non lo vediamo. Because sometimes, many times we don't respect him and we don't see him. Gli diciamo bravo. We see him, okay, good. Però poi si ammala. But he gets sick. Ma sono sicuro che con questo spirito cambierà questa cosa. But I am sure with this spirit we can change this way of do. Per questo ti prego, Signore. For this I pray you, my Lord. Io vorrei pregare partendo da un fatto che è successo prima. I want to pray starting from a fact that just happened. Sono venuti due signori di Riva perché avevano letto l'articolo cercando la vita. Two people of Riva read an article in the newspaper and just come here looking for the life. Tante volte ho sentito dire che in Trentino la gente è così cos'ha, invece questi sono arrivati affamati. Sometimes I hear about the people living in Trentino is just like that, but these people was really looking for the life, was hungry of life. Volevano partecipare al ritiro, ma alla fine vabbè, è sceso proprio Padre Angelo. Hanno compreso che parteciperanno con le comunità del Trentino. They want really participate in this community, but Father Angelo personally explained to them they will participate together with the community of Trentino. E questo, in questo momento Padre Angelo fisicamente non sta qui. In this moment Father Angelo physically is not here. È lo spirito che farà missione attraverso i testimoni. There is the spirit who will be in the mission through the witness. E vorrei con questo, cioè questo è qualcosa che mi aiuta a mettere al centro il sacramento. This is something who is helping me to put at the center the sacrament. A mettere al centro questa antropologia che abbiamo ricevuto dallo Spirito Santo e abbiamo sentito dalla sintesi. Put at the center this anthropology we receive from the Holy Spirit and we just listen from this synthesis, this document. Senza questa sintesi, questa antropologia che tutto il mondo cerca, cioè vedeste la faccia di queste persone che sono venute qua. Without this synthesis that all the world is looking for, you have to see the face of these two people just came here. Nessuno avrebbe potuto cogliere la creazione di Dio dentro di sé, gli inganni del diavolo e l'opera di Cristo. No one can really see the creation of God inside of us, and also the work of the devil and the work of Jesus. Io guardando questo pavimento, cioè questo pavimento rappresenta quello che io sento dentro, no? Leggendo la sintesi. It represents what I feel inside of me reading this synthesis.
che fino a 10 minuti fa, diciamo, inteso in senso biblico, c'era tutto questo nero, no? So 10 minutes ago, in a certain Bible sense, there were all this black. Per esempio, questa signora dice: io sentivo e ho trovato il buddismo. Questa signora che è venuta qua, no? Tutta una cecità. For example, the woman came now. I felt something. I felt, but I just found the Buddhism with a blindness. E poi attraverso Padre Angelo, lo Spirito Santo con Padre Angelo, il bianco, la luce. But through Father Angelo, I can see the white, the light. La centralità di Dio con noi e noi con Dio. The centrality of God with us and us with God. Nell'inconscio. In the unconscious. E anche la fine della disperazione per i nostri condizionamenti. Also the end of the disperation for our conditionings. Perché finalmente sai che quel dolore sono i condizionamenti. Because you know that these sufferings are coming from the conditionings. E sai che con Cristo li puoi risolvere. You know that with Christ you can solve it. E che la Madonna è tua madre. And the Virgin Mary is your mother. E che con Cristo, con la tua croce, nella sua croce puoi risorgere, ricevere lo Spirito Santo e amare e quindi essere missionario. And with Christ, with your cross, in his cross you can resurrect and then you can love. Quindi rimettiamo questo al centro. Then let us put this at the center. Io tante volte pensavo ai problemi con mia madre, i problemi con mio padre, non sono i problemi con mia madre. Con Many mio padre. Times I think to the problem with my father, with my mother, but are not these the real problems? Il mio problema con Dio, ho perso Dio per tutti gli inganni di mio padre e mia madre. The real problem is that I lost God for the deceits I received from my father and my mother. Allora non si poteva arrivare a una vera fede senza questa antropologia. Then we cannot reach a real faith without this anthropology. Ma se noi non stiamo con Dio, but if we are not with God, non possiamo arrivare a trasmettere, a vivere questa antropologia. We cannot reach the fact to be a witness and to live this anthropology. Che tutto il mondo aspetta. That all the world is waiting for. And our life is looking, waiting for. E credo che Dio and I felt that God ci ha dato la Malgazures. Give us this Malgazures. Perché impariamo a stare con Lui. So that we can learn to be with Him. Fuori dai nostri pensieri. Outside from our thinking. Fuori dal nostro sapere razionalmente, anche la cultura. Outside from the rationalism and the culture. Fuori da quello che noi pensiamo di noi stessi che non è vero. Outside from what we think for ourselves, which is not true. Proprio stare con Lui e per poter veramente ricevere questo spirito di questa cultura che già abbiamo ricevuto. To be with Him and really receive the spirit of this culture that we already received. E poi pieni d'amore, pieni di fuoco, portarla in Italia e nel mondo. And then full of love, full of fire to bring this in Italy and in all the world. Quindi voglio pregare ringraziando per Padre Angelo. So I want to pray thanking for Father Angelo. Ringraziando per il dono che abbiamo ricevuto attraverso Serafino, attraverso di lui. Thanking for the gift we receive from God through Serafino. E non è un caso che davanti al Santissimo stanno venendo fuori le ferite più profonde di ognuno di noi, ma anche il calore del sacramento per finalmente trovare il vero padre e la vera madre che è Dio. It is not a casualty that all our deep sufferings are coming out in front of the Holy Sacrament. Prego per tutte le persone che aspettano, come queste due persone che sono venute qua adesso. I pray for all the people who is waiting for, like these two people just came. Prego per tutte le persone che ci stanno aspettando nel mondo. I pray for all the people who are waiting for us in all the world. Prego per tutti i 2 milioni di persone che già sono collegati con noi, stanno qui con noi davanti al Santissimo. I pray for all the 2 billion of people who are waiting for us and now are here present in front of the Holy Sacrament. E che veramente diventiamo quello che siamo. So that we can really become what we really are. Per amare
Abbiamo bisogno di amare e essere missionari. As we really need to love and to be missionaries. E una preghiera per Davide. A special prayer for Davide. Che veramente venga fuori quello che è. That really can come out what he really is. Come il mondo ha bisogno. And like the world need. Per questo prego. For this I pray. Ecco, realmente quello che dice Antonella. What Antonella was saying. Che siamo creati. We are created. Prima c'è Dio. Before there is God. And then. Poi c'è Dio che crea me. Quindi pensate al diavolo e al peccato. You can think to the devil and to the sin. Di porre, non so, la religione, la scienza, la famiglia prima di Dio. To put the religion, science, family before of God. È un peccato mortale. It is a mortal sin. Perché ti toglie la vita. Because he chases away from you the life. È soltanto Dio. The life is only God. Creatore. Creator. Ed è soltanto te. And only you. Creatura. E tu come creator. Creatura. As a creature. Devi rimanere col creatore. You have to be together with the creator. E Cristo. And Christ. È venuto. Come. Per portarci a. Al creatore. To bring us to the creator. Lui ci ha dato una testimonianza. And give us a witness. Di essere prima col padre. To be first with the father. Che con la madre. Then with the mother of and the e culture. Questa obbedienza, questa testimonianza. And this witness, the ways of obey is incredible. E fino alla morte, la morte di croce. Till the to die and die on the cross. Ecco, per questo io dico che Cristo è l'unico terapeuta. For this I say Christ is the only therapist. Perché è con Dio Padre. Because he is with God Father. Non è con gli uomini. Not with the human being. Non è con la testa. Not with the head. È proprio con la vita. But with life. E questo è lo spirito. This is the spirit. Spirito e vita. This is the life. Allora questo come mi piace. So I like it. Perché io ho buttato all'aria tutta la psicologia. I chase away all the psychologists. Psicoterapia. Psychotherapist. Perché non c'era fondo. Because without a deep meaning. Ma ho buttato l'aria, io sono teologo anche la teologia. I am a theologist, but I chose away also the theology. Altre scienze. The other sciences. Perché ancora più senza Dio. Because even more without God. Perché quando sei senza Dio. Because when you are without God. Non puoi mai avere te. You never have yourself. Cioè, non puoi avere proprio un'anima, mai. You mai, cannot mai, have a soul, mai. Never. Non never. Puoi mai avere una sessualità. You mai, never can mai, have mai, a real sexuality, never. Mai. Never. Non puoi mai avere la gioia. You can never have perché joy sei falso. Because you are false. Mai avere la pace. Never have perché peace. Non c'è l'amore, mai. And never mai. Love, never. Quindi è molto semplice. No? Then it is very simple. Dio la persona. God and person. Però il diavolo che ci sono dentro. But the devil who are inside. Perché io mi sono chiesto. I ask to myself. Ma perché questi preti così? Why this kind of questi priest? Teologi così? This kind of theology. Questi scienziati così? This kind of a scientist. E tutto questo io l'ho superato quando ho studiato il bambino interruttore. I overcame all these things when I started to study the child. Perché lì non c'è solo c'è la forza epigenica di Dio. Because there is only the epigenic force of God and the person. Non c'è nessun DNA di nessuno. Without DNA of others. E questa energia che ti crea il padre. This energy the father can create. A immagine e somiglianza come lui. To likeness of him. E vuole che sia con creatore. He wants you to be con creator. Ma per essere con creatore. To be con creator. Di permanere lì. You have it to remain there. Anzi cresci solo lì. And you can grow only there. Ed è Cristo che and lì it is Christ. Quindi c'è la grandiosità del Padre. And there is this wonderful of the Father. E c'è la testimonianza grandiosa del and Cristo. And great witness of Christ. Che rimane nel Padre. Will remain in the Father. E quindi ecco. Via dagli uomini. So outside from the human being. Allora qui è una grazia. Here is a grace. Abbiamo una natura. Because questa we have this nature. Ce l'ha data. He gave us. Ma mica fatta noi no. It is not made from us.
io ringrazio mio fratello. I thank my brother. Nel senso che ce l'ha preparata. In the sense he prepared for us. E questa preparazione. And this preparation. È un bisogno, era un bisogno suo. He's human needing. Perché lui era una persona degna. Because he was a worthy man. E purtroppo non aveva man. Tutta una preparazione. But unfortunately we did not all the preparation, so he cannot find. Mentre lui qua, trovava qui. But he was finding here. Perché non voleva stare con gente stupida. He don't want me together with stupid people. Però anche mio fratello. But even my brother. Che era così. Because he was like that. Non avendo sufficientemente. Not having un'antropologia. Enough anthropology. Andava sull'io. Want was on himself ego. Questa è stata la causa della sua malattia. It was the source of his sicknesses. Quindi, vedete, allora noi dobbiamo stare non solo io, dobbiamo stare. Not only to non be è semplice God. Perché è it proprio una rivoluzione. Simple, no? It is a revolution. Antropologica. Antropological non revolution. Sono mai stati su Dio e sulla persona. No one be with God and with a person. Sempre tutto era intermediato dai genitori. Always the servant from the parents. Dai preti. The priest. Dagli scienziati. The scientists. Dai politici. Politician. E pensate se il genitore. Let us think if the parents, the priests, the scientists, i politici non sono con Dio, ma che are without God. It is horrible. E questa è la realtà storica. This is the historical reality. Però il Signore c'è. But the Lord is there. E anche questi posti belli ci sono. And even these wonderful places are perché there. Io sono stato ateo anch'io. I was ateo. Perché non voglio più essere condizionato. Because I don't want to be conditioned. Ed è stata una grazia che sono stato ateo. And it was a grace to be ateo. E quando ero in prima media ero ateo e partigiano. When I was 14 years, I was ateo and with the partisan. Non studiavo mai il pomeriggio. Never studying in the afternoon. Perché volevo andare con la barca. Because I want to go on the lakes with my boat. Poi venivo su di qui. Then I came here. Io conoscevo tutti i funghi, gli uccelli. I know all the birds, the plants, the mushrooms. E poi c'erano i conigli. The rabbits I had. Che portavano queste caverne. I was bringing here in this cave. Beh. Eravamo 36 ragazzi. We were 36 boys. Siamo stati promossi in due. Only two of us were promoted in the other classroom. Tutti gli altri sono andati autunno bocciati. All the other were not perché accepted. Era un guaio. Because io they non were studiavo, sono stato il primo della classe. Problems, but without studying I was the first in my class. But only because I had my personal energies. E appena mi hanno detto che sei il primo della classe. As soon they told me you are the first in our siamo class. Siamo stati promossi in due. And because only two were vedete promoted. Lo spirito, che non you è can mio. See the spirit is not mine, but ho was detto, inside. A casa mia non dico nulla. In my house I will don't say anything. Perché non voglio fare la fine dei miei fratelli. I don't want to be like my brother. Perché i miei fratelli tutti intelligenti. Because my brothers all intelligent. Ma andavano su io. Were on their ego. I don't want this. E però è così stupido. I see this as stupid. E questa fact. È una grazia. And this is a grace. Io to not be on my ego. Ero ateo. And I was ateo. Voglio dire che Dio. I want to say that God. Non è che ti protegge. Is not protecting you. Vede. He see. Se sei indipendente. If you are independent. Se sei una persona. If you are a person. Hai capito? Se sei fuori dalla understand? Testa. If you are outside the head. Se hai una forza. If you have a force. Normale. Normal. E allora benedice. Then he can bless you. Allora questa cosa qui. This fact. Vedete, piano piano è venuto fuori. Slowly, step by step, come out. Però adesso siamo qui. Passato. But now we are here. È una cosa meravigliosa. It is a wonderful thing. Ringraziamo le let us thank the Eucharist. Capito che l'Eucaristia col Padre? The Eucharist is with the Father. È piena di luce. Full of light. Fa fuori tutti i condizionamenti. Shes away all the conditionings. Tutti gli uomini. All the human beings. Che non sono uomini. Who are not real human beings.
because they are not si mettono al posto di Dio. They put themselves in e the place of God and they are like the devils. Non possono poi avere una sessualità. No? And then they cannot have a real sexuality and love. Lo chiediamo proprio a Gesù. So let us di avere una sessualità. Ask to Jesus to have a sexuality. Saper amare. Who can love? Adesso siccome c'è il sole, now there is the sun outside. Molto bello. Wonderful. Potete anche stare qui. You can potete stay here. In silenzio, but passeggiate. In silence, you can go outside to work. No, il Santissimo rimane qui, però potete fare una presenza. Ostia divina, t'adoriamo, ostia d'amor, tu degli angeli il sospiro, tu dei fomo sei l'onore. T'adoriamo, ostia divina, t'adoriamo, ostia d'amor, tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor, t'adoriamo, ostia divina, t'adoriamo, ostia. Disanthropology. Perché sentivo una completezza, una profondità. Because I was feeling a completeness, something very deep, different. E devo dire anche, ritornando indietro, che per questo. And I have also to say, going back, the quality of the art. Questo bisogno. I had a so deep, a strong need inside me. Di vita e di morte. It was like a question of life or death. E per questo io this is why ho trascurato anche la famiglia. I didn't take care enough about my family. Perché prima veniva l'arte. Because before art it was in the first place. E così attraverso questa antropologia ho capito so, il bisogno. Through this anthropology now I understood. Ho capito che non è che cercassi la qualità, il contenuto, la bellezza dell'arte. I was not looking for the content, the beauty of the art. Ma cercavo Dio. I was looking for God. Ma non lo trovavo mai. But I couldn't find him. Lo chiamavo, lo cercavo. I was looking for him, calling him. Io ho fatto l'esperienza del suo amore. Now I è un amore che non si prova mai. I am experiencing his love and I cannot find this kind of love in the human relationship. Ieri e stamattina. Yesterday and this morning, going around.
mi nutrivo di questa bellezza. I was nourishing myself of this beauty of nature. Ieri che neanche Gesù aveva avuto un paesaggio. And I was thinking yesterday probably even Jesus didn't have an environment so beautiful. Fare la sua missione. But this lack doesn't prevent him for his mission. E allora io sentivo questo fatto che la bellezza del paesaggio non basta. I was feeling clearly that the beauty of environment is not enough, the beauty of the art is not enough. We have to look for another beauty. E oggi durante la consacrazione. And today during this consecration. Ho sentito finalmente questa bellezza di Dio. Finally the beauty of è God. È stato sconvolgente. It is something that touched me so much. Così profondo. So deep. Così completo. So complete. Mi sono resa conto che per tanti anni gli ho girato attorno. I realize that for so many years I walk around without finding him. E non voglio perderlo. And now I don't want to lose him anymore. And I know that it is easy to lose him. Ma non lo voglio perdere. I don't want to lose him. Perché tutta la vita io l'ho because cercato. Because it is all my life I was looking for him. Tutta la vita. For all the life I have been looking for him. And for this I thank him. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. You can see how the devil is. Parla dell'apparenza. He let me ask stop in the what it is appearing. Ma si porta sempre via dalla sostanza. And is always taking us away from the e questo substance. Gioco con te ce l'ha avuto. And this play you also had. Perché non hai mai trovato amore. Because you have never found love. Cioè gli uomini sono falsi. The human beings are false. Anche l'arte è falsa. Also art is false. Cosa che sembra bellezza può essere falsa. What it is appearing as a beauty is false. Perché noi abbiamo bisogno dell'Eucaristia. Because we need Eucharist. E c'è che è una vera comunione. That it is a true communion, un vero amore, true love, che è una vera totale soddisfazione, true total complete satisfaction. Il diavolo si mette lì, the devil is putting himself there, ti fa ripetere, preventing this communion and making you repeat. Quello che si può anche avvicinare con la bellezza. What it is close, like the beauty, but not complete. Ma è veramente sapiente. E the devil is really clever. Uno si trova solo. One can find himself nell'amore. Only in love. E l'amore non è niente di Dio. And love is nothing of a human being. Solo Dio. It is only God. Ma è un'esperienza. But it is an non experience. È un pensiero. It is non not è a thinking. Ricerca. It is not a search. E la grandiosità di Dio, and the greatness of God, diavolo, as the falsehood of the devil, Dio non si fa trovare. God is not allowing us to find him. Se non quando te lo meriti. Only when you deserve, you can find him. Te lo meriti. And you deserve. Quando finalmente. When you finally. Ecco, vivi la tua dignità. Experience your dignity. Non smetti and stop di credere alla tua dignità. And don't stop to believe to your dignity. La tua dignità. But your dignity. La incontri soltanto nel Padre. You can only find and encounter in the Father. E solo nel Cristo. And only in Christ. Crucifisso Cristo.
crucified and risen. E ancora di più solo nello Spirito Santo. And on, even che more only in the Holy Spirit, who is the coherence and continuous witness. Sì, sì, no, no, perché il resto yes, è yes, not no, the rest is of allora, the Dio, the Dio benedice. So God bless. Quando vede delle persone lì. Only when he see people there, and it is not allora, easy preghiamo. To remain there, so we have to pray che mandi via il diavolo. That he can chase away all these devils. Sono quelli di non permanere lì. That are those who are preventing, who are making not staying there in the creation, in the Father, in Christ. Croce e risurrezione. Crucified and risen, soprattutto nello Spirito Santo, especially in the Holy Spirit, che è vedere, who is seeing, sperimentare, experiencing Christ, il Padre, in the Father, e amare, and love, facendo fuori tutti i diavoli, chasing away all the devils. Antropologia. This is anthropology. Alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. For all the people who cannot reach this point. Ma potete capire che anche quando abbiamo fatto l'antropologia. You can understand that also when we shared about the anthropology. Ha fatto completamente, non potevano. We couldn't understand. Ha fatto completamente un'altra cosa. So we did completely another thing. Ma questo per me è stata una grazia. This was a grace. Dice, ma perché mi ha fatto vedere con chi lavoro? Because it showed me clearly with such people we I'm working with. E quindi preghiamo che siamo un po'. So we pray in order to be a bit true. E ognuno di per sé vera. And each of us could be true with himself. And Gesù all diceva, the old things might have to disappear. Cose. Jesus was saying, I'm doing new everything, and there is a great need of it. Lo spirito muove e rinnova. And the spirit is moving and renewing. Non ripete. Not repeating. Non soltanto non ripete le cose degli altri. Not only is not making you is not repeating things of mai. The others, but is not se repeating qualcosa, also the his things. If we are repeating something, we are not in the spirit. Lo mettiamo alleluia. So alleluia, alleluia, alleluia.